Poi alcuni uomini si sono dedicati particolarmente a curare gli altri. E questo noi lo vediamo anche nell'Iliade e nell'Odissea. Voi persone di cultura sapete bene che ci sono episodi di medicina e di chirurgia. Tanto è vero che l'ospedale incurabile, peccato che non c'è il padrone dell'ospedale incurabile, Gennaro Rispoli, l'affresco, c'è l'affresco che rappresenta Macaone che cura Menelao ferito. Tra gli egiziani, il famoso papiro di Ebers, accanto a tante ricette mediche si parla di chirurgia, e così pure tra gli assiro-babilonesi, il famoso codice di Hammurabi contiene elementi di chirurgia e anzi contiene una cosa interessante: pare che ai chirurghi che sbagliavano l'operazione veniva amputata la mano. Pare che adesso non si faccia più, però. No, no, si ribellerebbero. No, non ci sarebbe più chirurgia. Non serve più perché tutto rimane dagli altri. Poi c'è stato il grande Galeno, medico romano, che lui iniziò come medico dei gladiatori, poi diventò medico di Marco Aurelio, che fece, come vedremo, tante dissezioni anatomiche e successivamente la famosa scuola salernitana. E quindi nel Medioevo la medicina, dobbiamo dirlo, si scisse un pochino tra i medici che erano considerati colti, conoscitori di testi antichi, e purtroppo i chirurghi, i quali erano visti un po' in maniera sottobanco, nel senso erano dei praticoni, dei barbieri cirurgici a cui era affidata solamente la manualità. Tanto è vero che erano nati ed erano noti i famosi Norcini. I Norcini erano delle persone di Norcia, in Umbria, le quali, nati come castratori di animali, poi piano piano, castrando castrando, cominciarono a fare degli interventi di piccola chirurgia. Volando nella storia della chirurgia, finalmente nel Rinascimento ci fu l'equiparazione tra medicina e chirurgia, soprattutto grazie a un medico militare, Ambroise Paré, il quale si accorse che gli amputati, che erano numerosissimi, andavano meglio, avevano meno infezioni se i vasi venivano suturati e non venivano usato il cautério. Poi ancora la chirurgia continuò ad andare avanti e finalmente i chirurghi riuscirono a superare quello che erano i due grandi dolori della chirurgia, innanzitutto il dolore vero e proprio e le infezioni. Ma questo fu un superamento che non avvenne dalla sera alla mattina, ma progressivamente. E c'è da dire questo, che molto ha dato alla chirurgia e agli strumenti chirurgici, purtroppo, le guerre, le battaglie. Finalmente, continua questa storia della chirurgia, abbiamo nel 500 è considerato il secolo dell'anatomia e anche della chirurgia che è figlia dell'anatomia. Si ripresero a fare le dissezioni anatomiche, si ripresero a fare perché nel Medioevo erano state abbandonate per due motivi. Primo, per un motivo religioso, in quanto che la Chiesa non gradiva che si facessero dissezioni anatomiche, in quanto che lo riteneva una profanazione del cadavere. E secondo, perché le dissezioni anatomiche erano state fatte da Galeno, quindi era inutile ripetere le cose fatte da Galeno, omettendo però che Galeno aveva fatto le dissezioni anatomiche, ma le aveva fatte su maiali e scimmie, ritenendole uguali all'uomo, cosa che non era vera. Per cui a volte si assisteva che nel fare dissezioni anatomiche non si trovavano d'accordo il testo di Galeno e il cadavere. Ebbene, pur di non contestare Galeno, si dava la colpa al cadavere, si diceva che il cadavere aveva un'anomalia. Superato questo con un grande anatomista, che nominato anche al professore che fu Vesalio, la chirurgia continuò a progredire, andare avanti, grazie anche a molti chirurghi italiani. E a proposito di chirurghi italiani, che sarebbe troppo lungo elencare, mi fa piacere anche per motivi campanilistici nominare due chirurghi lucani, uno Leopoldo Chiari, compaesano del professore Martino, e un altro Fabrizio Padula. E poi c'è stato durante la guerra anche un mio, non lontano, un mio parente che, vabbè, fece delle cose importanti. Poi c'è stato Barnard, poi si è arrivati alla chirurgia di oggi, la chirurgia robotica, la chirurgia mini-invasiva, la chirurgia dei trapianti, ma questo è un altro discorso.
dopo questa brevissima e lacunosa esamina, passiamo al libro di questa sera. Il libro di questa sera, che è un libro che si legge con piacere, anzi sì, io l'ho letto piuttosto in fretta perché volevo vedere come andavano a finire i vari personaggi, e inizia questo libro con un excursus sulla chirurgia, partendo dal mito di Asclepio, il mitico dio della medicina, che durante, per i latini si chiamava Esculapio, poi passando anche qui a Galeno, alla medicina salernitana, che cominciò a distinguere propriamente chirurgia e medicina, e tante, ci sono degli aneddoti sulla medicina, sulla scuola salernitana. Pare che i crociati, che tornavano alle crociate, si fermavano a Salerno per farsi curare. Il professor Ricciardelli ci parla anche di due grandi medici arabi, Avicenna e Maimonide, e poi di altri chirurghi importanti, fino ad arrivare anche lui a Vesalio, ad Harvey, a tutti altri chirurghi che hanno onorato e hanno fatto avanti la chirurgia. In questa prima parte del libro del professor Ricciardelli incominciamo con gli aneddoti curiosi, gli aneddoti che non conosciamo, e appunto a proposito del famoso Re Sole, il quale, ad onta dello splendore della sua corte, dei suoi balli, delle sue feste, povero disgraziato aveva sofferto sin dall'infanzia di una terribile piorrea, che gli determinava fuoriuscita di pus dalla bocca, eccetera, e che probabilmente gli determinava anche problemi di carattere sentimentale, se non sessuale. Poi il Re Sole fu operato di una noiosissima fistola anale e finalmente guarì. Però i chirurghi di allora non è che operavano subito, prima si esercitavano sui sudditi, quando le cose andavano bene poi la facevano sul re, la facevano sul re, giusto? Innanzitutto prendo la parola per dire a tutti voi che da quello che di me ha detto Nicola Ricciardelli dovete da questo momento in poi togliere almeno il 90%. Dunque, questa è la prima cosa. Secondo, proprio per l'amicizia che mi legava a Nicola Ricciardelli, io sono stato uno di quelli che ha ricevuto una copia del libro con la sua dedica subito dopo l'edizione del libro stesso. L'ho letto con piacere, per cui io mi associo a quello che hanno detto sia Antonio Martino che Enzo Ciruzzi. È un libro che si legge con piacere, perché è una prosa chiara, scorrevole, e soprattutto si ha voglia, come ha fatto rilevare l'amico Ciruzzi, si ha la voglia di arrivare alla fine del capitolo per sapere come è andata a finire. Un motivo per cui io sono qui è anche quello di dare testimonianza a Nicola Ricciardelli di un fatto, della riconoscenza che lui ha dimostrato anche nel suo libro per il suo maestro, il professor Zanni. La riconoscenza è una virtù che oggi è diventata rarissima. Allora Nicola Ricciardelli l'ha dimostrata in vita, e io voglio aggiungere qualche cosa su questo riconoscimento che Nicola ha sentito di dover tributare al suo maestro. Io negli anni 80 ho avuto la fortuna di essere coinvolto come esperto nella terza commissione del Consiglio Superiore di Sanità, che allora era presieduto dal professore Zannini. Nicola sarà d'accordo con me quando io dico che ogni volta che c'era una riunione di questa terza sezione, Zannini arrivava lì certamente impreparato. Sì e no, conosceva i punti che erano all'ordine del giorno da discutere. Devo dare atto al professore Zannini che sistematicamente, dopo i primi due o tre interventi, quindi una ventina di minuti, non più di tanto, egli aveva capito tutto quello che doveva capire dell'argomento, prendeva la bacchetta in mano, dirigeva l'orchestra
e la conduceva alla conclusione che lui aveva già detto, aveva già ipotizzato. Quindi, diciamo, oltre ad essere un chirurgo eccezionale, Giuseppe Zandini è stato un uomo eccezionale. E poi, se me lo consentite, un aneddoto particolare che riguarda proprio la degenza di Giovanni Paolo II all'ospedale Gemelli di Roma, dopo essere stato sparato a San Pietro il giorno precedente. Il giorno dopo l'episodio arrivò al Gemelli il Presidente della Repubblica pro tempore, che era Sandro Pertini. Fra i due uomini c'era un feeling, indubbiamente, e vedremo anche forse qual era questo feeling. Pertini fu subito introdotto in rianimazione, il suo arrivo era stato preannunziato, il professore Manni, che era il cattedratico di anestesia e rianimazione del Gemelli, ricevette il Presidente della Repubblica, chiese le informazioni sul pontefice e poi, senza quel tempo in mezzo, gli disse al professore Manni: io ho bisogno di vedere il Papa. Il professore Manni gli fece notare che non era il caso, e per le condizioni dell'ammalato e per l'ambiente di rianimazione in cui questi contatti tra la persona che arriva e l'ammalato non sono certamente consentiti. In quel momento il professore Manni ricevette una telefonata, per cui dovette allontanarsi dal salottino nel quale aveva ricevuto il Presidente della Repubblica. Al ritorno non trovò più allora si preoccupò, perché era il Presidente della Repubblica, cioè, aprì la stanza dove era ricoverato il Papa e trovò che il professore, che il Presidente della Repubblica, stava parlando con il Papa. Il professore Manni da questo episodio ha tirato una conclusione e mi disse, dice: io sono convinto che i due avessero qualche cosa in comune, e questo qualche cosa in comune era il piacere di stare tra la gente. Grazie. Ciruzzi ha parlato di una cosa molto bella, della robotica, della laser terapia, dell'endoscopia, che ho avuto modo di sperimentare come un'operazione favolosa che mi ha messo subito in piedi, fatta da un mio caro amico, il professor Francesco Coscione, e quindi io ho un bel ricordo. La domanda che vorrei fare è questa: materie scientifiche come medicina, ingegneria, informatica, stanno da anni lavorando. Mi giunge notizia, lui che parla americano, comes from USA, ok? Yeah. E dice che stanno sperimentando a Singapore una tecnica particolare, cioè introducono un filo robotizzato, e praticamente hanno creato in maniera minuscola un piccolo crab. Il crab è il granchio, che ha le caratteristiche, guidato da questo filo a fibra ottica, ecco il motivo, e praticamente viene manovrato dal chirurgo e taglia quelle parti. Io sto parlando di interventi chirurgici, forse con scarsa proprietà di linguaggio, addominali, perché di altri interventi credo che la cosa sia, c'è una resezione che fanno della parte malata. Poi questo crab ha un raggio laser che ha la funzione di tamponare la fuoriuscita, l'emorragia. E i risultati che io ho letto 3 mesi fa da una rivista americana sono giunti nel nostro paese e ne parlano con esaltazione.
io amo il futuro, però vi chiedo il bisturi al quale io sono legato per un motivo molto semplice: operato da bambino a 7 anni alla gamba perché avevo sfondato una vetrata, fui operato in una maniera meravigliosa da chi? Da un veterinario. Bravissimo. Quando feci le prove per l'attività sportiva mi dissero: ma ti avevo scambiato con la bestia. Non è, signora, il più vicino, è una battuta, io la ringrazio, il più vicino ospedale era a 150 km, mio fratello mi portò per 25 km privo quasi di sangue e quel era l'unico che mi poteva guarire. Qual è il futuro del bisturino? Cioè, se avrà un futuro. Signori, vi ringrazio. Grazie Corrado, una domanda molto pertinente. Una domanda molto pertinente, molto interessante. E io non faccio altro che fare un assist ai chirurghi. Io mi escludo proprio. Qual è il futuro del bisturino? Certamente non lo devo dire uno stomaco della chirurgia. Passiamo a quelli che barofano, secondo me. Innanzitutto io credo e sono convinto che noi della scienza, dell'attività sperimentale, non dobbiamo farne oggetto l'uomo, il nostro simile. La sperimentazione ci deve essere, c'è e deve aiutarci. E quindi dobbiamo, come dire, aspettare questi esiti della sperimentazione. E solo allora noi valideremo alcune tecniche. Per ritornare poi alla domanda specifica e precisa del destino, del futuro, della fine del bisturi, così come magari possiamo immaginare, ma il bisturi non potrà mai finire perché la tecnica chirurgica ha delle evoluzioni, ma noi l'accesso all'addome per poter fare la chirurgia laparoscopica, la chirurgia addominale, la facciamo sempre con il bisturi. No, il bisturi è un bisturi a mano, è un bisturi che viene guidato, che viene telecomandato, ma l'opera meravigliosa, mirabile della mano, perché l'uomo si caratterizza per due condizioni fondamentali: la sensibilità tattile della mano e lo sguardo in alto che guarda verso il cielo. Queste sono le due caratteristiche dell'uomo: la mano e lo sguardo, la posizione retta, lo sguardo verso l'alto. Per cui noi non potremo mai rinunciare a queste opere meravigliose della natura. Per cui io credo che il bisturi rimarrà sempre, anzi rimarrà sempre ad aiuto dell'umanità sofferente. Grazie. Conversatore eccellente, oltre che essere medico valentissimo, un conversatore brillante, una capacità dialettica di giudizio e di approfondimento. Io sono ben lieta di aver insistito l'altra volta e di averti lanciato. Comunque, banda agli scherzi, io veramente mi sento fiera stasera di stare qua, perché è stata una serata magica, con un parterre strepitoso qui al tavolo e con presenze qualificatissime. Veramente è un fiore all'occhiello questa serata, ricca di precisazioni, di informazioni, bella. Per cui io personalmente ringrazio tutti e tre per questa bellissima serata. Grazie.